Ciao ragazzi e bentornati sul canale, io sono Sinistar e oggi parliamo di profumi abbinati alle aesthetics. Era da un bel po' che volevo fare questo video, ovviamente ne ho inserite tipo solo 6, non tantissime perché altrimenti verrebbe un video lunghissimo e comunque voglio cercare di mettervi anche delle immagini riferite alle aesthetics che vi faccio vedere oggi. Per chi non sapesse che cos'è una aesthetic, diciamo che è una specie di estetica, no? Vera e propria, in cui praticamente si fa riferimento ad un concetto di ricezione della bellezza, quindi una specie di stile. Oggi ho inserito, diciamo, quelle un pochino più popolari, un po' più famose, e ovviamente nel caso mancasse la vostra o vi interessasse un'estetica in particolare me lo scrivete sotto nei commenti e ve lo ribadirò anche a fine video. Io direi di partire con il cottagecore, quindi dobbiamo immaginarci questi campi estesi dove il sole estivo o primaverile batte su di essi, sprigionando l'odore ad esempio delle balle di fieno, dei fiori. In ogni caso dobbiamo immaginarci un ambiente piuttosto secco e caldo e magari gli uccellini cinguettano, è tutto molto poetico. Ho visto anche che spesso nelle immagini cottagecore rientra il bere il tè. Vabbè, poi adesso mi dovete spiegare chi è il povero Cristo che d'estate a 40 gradi in campagna si piazza e si beve la tazza di tè. Secondo me l'estetica cottagecore la centriamo benissimo con un profumo di Artisan Parfumeur che si chiama L'été en douce. Questo è un profumo che sa proprio di campagna estiva. Vi giuro, anche le note olfattive contenute all'interno, perché qua dentro abbiamo il tiglio, abbiamo il fieno, abbiamo delle note di erba, abbiamo delle note legnose, una rosa, quindi vedete, è un profumo assolutamente tanto rappresentativo di un certo tipo di ambientazione. Io sento proprio questo odore di campagna secca con il fieno, però un po' addolcita dall'odore dei fiori di tiglio che iniziano a sbocciare o che sono comunque nell'aria. La prossima estetica è la Dark Academia. Dobbiamo quindi immaginarci degli edifici costruiti ad esempio tra il 1600 e il 1800. Comunque edifici grandi, ad esempio università un po' dirompenti come può essere Oxford oppure l'Università di Cambridge. Dovete pensare ad esempio a Hogwarts, la scuola dei maghi. Dovete pensare a delle ambientazioni molto eleganti con anche, diciamo, uno stile di vestito, di vestiti un po' da professore di storia, per intenderci, però allo stesso tempo un po' oscuro, cioè un po' dark, appunto, Dark Academia. E inoltre c'è un film che vi consiglio, ce ne sono tanti in realtà, però ad esempio Posh, Morris, oppure fatemi pensare, vabbè, ovviamente un'estetica Dark Academia è quella appunto di Harry Potter. Comunque ce ne sono abbastanza e io vi propongo oggi un profumo che mi ha fatto venire in mente proprio il film Posh, e si chiama Oxford and Cambridge Traditional Lavender, che è un profumo di Chicken Speak, o come lo dico io, Chicken Speak, e questo è un profumo letteralmente alla lavanda. Perché la lavanda? Perché la lavanda è l'essenza primaria delle tipiche colonie inglesi, quindi immaginiamo una campagna inglese nebbiosa con questi edifici rampanti, quasi un po' gotici, diciamo, dove dentro ci sono tutte queste persone vestite bene, però tutte un po' silenziose, misteriose, un po' così. A me piace moltissimo lo stile Dark Academia, anche nei vestiti, è una cosa che proprio uso, cioè mi piace molto. Perché la lavanda? Perché la lavanda fa effetto ragazzi o uomini o donne anche, giovani e facoltosi, provenienti da famiglie ricchissime, che però conservano un po' quel lato oscuro, anche un po' edonista. Tipo, ad esempio, se avete presente il film Posh, appunto, c'è la parte in cui si parla del Riot Club, che in realtà sarebbe il Ballingdon Club dell'Università di Oxford, dove ci sono tutte queste persone molto ricche, molto facoltose, molto intelligenti, che diciamo che però non si sa proprio bene bene cosa facciano all'interno del club. È un club segreto, è molto d'élite, però ci sono anche un po' di cosacce nel mezzo. Ricorda un po' anche le confraternite americane, un po' oscure, diciamo. Contiene tante note, tra cui ad esempio la menta piperita, il bergamotto, il rosmarino. Quindi vedete, una testa ed un cuore piuttosto tradizionali, però poi abbiamo una nota molto più sporca e un po' più cupa, nebbiosa e terrosa,
di muschio di quercia nel fondo. Io lo trovo un profumo perfetto per questa estetica. Se vi piace quello stile, questo. Il prossimo è un altro stile che mi piace un sacco, che si chiama Ancient Egypt, quindi tipo antico Egitto, e è un'estetica nella quale ritroviamo comunque tutte quelle cose molto dorate, quasi bougie se fossero ambientate ai giorni nostri, di lusso egiziano antico, stupendo. Magari non c'entra proprio perfettamente, però io penserei a Cleopatra, che è l'unica imperatrice con la quale io mi sento di condividere un pezzettino del mio impero, però a Cleopatra non t'allarga. Quindi pensiamo ad un aspetto autoritario, antico, allo stesso tempo lussureggiante, molto affascinante e anche sensuale, secondo me. Il profumo che secondo me si abbina meglio è Arabie di Serge Lutens, per chi è fortunato, perché purtroppo questo profumo non c'è più. È uno dei miei profumi preferiti, tra l'altro, però lo uso pochissimo perché dai, cioè mi scoccerebbe finirlo e non poterlo ritrovare. Di questo vi leggo le note perché sono tante, non me le ricordo tutte. Ci sono frutta secca, quindi frutti essiccati, chiodi di garofano, datteri. Il dattero si sente un sacco, crea proprio questo aspetto non cremoso, quasi direi appiccicoso. Poi noce moscata, carvi, foglia d'alloro, resina, benzoino del Siam, mirra, buonissima questa nota di mirra qua dentro, fico, sandalo, mandarino, fava tonka, legno di cedro. Questo è un profumo diverso da tutti quelli che voi potete trovare secondo me in commercio, ma è forse il migliore nella sua categoria. Quindi questi cammelli che trasportano spezie, dolci, frutta secca, bellissima la scena, il tutto sotto ovviamente un caldo terribilmente secco del deserto, etch etch. Diciamo che è un profumo speziato di base, però poi non è uno speziato classico perché abbiamo questa nota così succosa di dattero, bellissima, dolcissima. Mi piace un sacco. Non credete a quelli che vi dicono che questo profumo ha dei dupe, perché onestamente al mio naso i dupe non sono pervenuti. La prossima estetica è quella della Russia imperiale. Adoro, adoro. Quella secondo me è pazzesca. Dunque, la Russia imperiale ci immaginiamo la corte dello zar, ok? Poi ci immaginiamo Anna Karenina, il conte Vronsky. Pensiamo ad esempio alla cattedrale di San Basilio durante l'inverno con la neve intorno a Mosca, stupendo, bellissimo. Dunque, il profumo perfetto, e qua non c'è storia, Shalimar di Guerlain, per forza, per forza. Shalimar è un profumo bifronte, perché abbiamo questa nota talcata, pulita, unita a questa nota sporca, cupa, oscura. È come se avessimo il lato puro, angelico, e il lato animale, passionale. Shalimar è un profumo del 1925 che io ho associato ad Anna Karenina e mi ricorda proprio quel film in generale. Comunque contiene agrumi, bergamotto, limone, legno di cedro, mandarino, iris, patchouli e vetiver, gelsomino, rosa, vaniglia, cuoio, opoponax, zibetto, sandalo, fava tonka e muschio. Questo è un profumo estremamente sofisticato che io considero adatto a una persona che apprezza anche una determinata moda, diciamo anche per esempio le pellicce o comunque magari il colbacco, cose che io, cioè io volo, però magari non è una cosa proprio per tutti. C'è della sensualità, ma è molto 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 celata. Io ci vedo quasi una critica sociale in questo profumo, tanto quanto Tolstoi fa all'interno del romanzo Anna Karenina, diciamo un po' alla, come si può dire, alla buona apparenza che devi avere in società per non essere totalmente distrutto dai giudizi delle persone, insomma. È un profumo che, cioè, o attrae tanto oppure è repulsivo e manda gli altri via, cioè ti fa stare la gente alla larga se non viene apprezzato. Secondo me è bellissimo, un profumo molto complesso, raga, che tra l'altro ha un gusto che, diciamo, difficilmente viene apprezzato a dovere dalle persone magari della mia generazione. Io non sento molto questa tipologia di profumi sulle ragazze o i ragazzi della mia età, però, o più piccoli men che meno ovviamente, però io spero che queste cose tornino di moda, perché, cioè, dai! La prossima estetica di cui dobbiamo parlare
è l'Old Money e mi sa che è cambiata la luce perché nel frattempo sono andata a mangiare. Per descrivere l'estetica Old Money immaginiamo Gucci negli anni 70, nei casolari, in campagna, però questa volta super super di lusso. E ovviamente quale profumo migliore se non un Gucci per parlare di questa estetica? In particolare oggi ho preso un profumo di cui non vi ho mai parlato, di cui sono orgogliosissima, che si chiama A Kiss From Violet ed è un profumo in olio. La confezione, raga, è una cosa, cioè qua vivete proprio l'esperienza del lusso. Guardate che carino nel suo sacchettino e voi estraete questa boccetta di una bellezza di un altro mondo, secondo me. Questo è ovviamente un profumo molto costoso, il che potrebbe indurci a pensare che sia anche un profumo estremamente forte. In realtà non è così, tant'è che spesso e volentieri le case luxury, sia che sia moda, sia che sia make-up, in questo caso anche il profumo, tendono a essere piuttosto tenui e piuttosto educate. Questo in particolare è un profumo che contiene note di iris, violetta e muschio bianco, che fondamentalmente sa di caramelle alla violetta. Quindi abbiamo una violetta molto dolce, molto carina, un po' vecchio stile, perché appunto mi vengono in mente le scatoline in latta con all'interno le caramelline alla violetta. Trovo che si abbinerebbe davvero tanto bene in una casa che a quell'estetica, oppure portato da una persona che si veste un po' in quello stile Old Money. Tra l'altro è un oggetto veramente molto bello a livello proprio di esposizione. E qualcuno potrebbe dire: ma sono profumi che valgono quei soldi? Allora, qua si parla di un oggetto da collezione, un oggetto che ti fa vivere un'esperienza lusso perché la puoi percepire proprio con le mani, è proprio bello, l'oggetto è pesante, è bello esteticamente, è curato nei dettagli e anche il profumo all'interno a me in realtà piace moltissimo, il naso è Morillas, ma va, poteva essere qualcun altro. Comunque praticamente il naso è Morillas ed è lo stesso naso di Memoir d'une Odeur che ha questa idea del profumo molto particolare, molto soft, ma soft non significa priva di profondità, ecco. L'ultima estetica di oggi la catapultiamo in tutto un altro mondo, si discosta proprio tantissimo dalle altre, ed è l'estetica grunge. Non potevamo non inserire almeno qualcosa di un po' alternativo, anche se in realtà io ritengo che tutte queste estetiche siano a modo loro alternative, che dobbiamo dire i Nirvana, i maglioni da 2 euro del mercato della Montagnola di Bologna, oppure locali piccolissimi, chiusi, dove dentro c'è proprio il chiusino di gente che fa queste cose e ci sono fumi di ogni genere, c'è del sudore, c'è l'odore delle giacche di pelle, dei chiodi di pelle, delle persone che sono lì a sfasciarsi, la musica di sottofondo è piuttosto aggressiva, che può andare diciamo dal punk al grunge. Molto fico, a me piace un sacco ovviamente. Per questa estetica ho pensato a questo profumo qua, chi se lo ricorda? Adesso voi stoppate il video e mi dite se ve lo ricordate. Questo è Black Ash di Arte Olfatto. E non so se si vede dal video che il liquido è verde, tipo verde veleno. Facciamo come col vino, facciamo decantare il profumo, ecco. No, comunque questo è un profumo che ha delle note molto scure, un po' verdi. Allora, questo contiene incenso, note verdi, labdano, tabacco, ambra grigia, violetta, caffè, legno di cedro, labdano, sandalo e muschio. L'oud non c'è, però per aiutarvi magari un po' a immaginare l'oscurità che c'è qua dentro, pensate un po' a un oud, poi gli mettete un po' di violetta, dell'incenso. Molto buono questo profumo, molto mistico, io l'ho usato un casino perché mi piace proprio messo sopra i chiodi di pelle o comunque i giubbotti leather jacket, tipo io poi adoro, cioè io ho una collezione di chiodi di pelle e poi vengo da quell'ambiente, quindi proprio mi piace a me sto tipo di odore e questo infatti l'ho usato tantissimo. Continua a essere un profumo che mi piace moltissimo. Lo uso meno rispetto a magari qualche anno fa, però continua a piacermi un casino e poi più lo annuso e più mi torna la voglia di usarlo. E nulla ragazzi, io sono giunta al termine della nostra carrellata di estetiche. Allora, ovviamente ne ho messe solo 6, quindi
siamo indietro ancora con l'averle rappresentate tutte, perché ce ne sono un'infinità. Ci sono anche quelle più strane, tipo il trashcore, il mermaidcore, quelle cose lì che sono un po' più particolari. E ovviamente accetto le vostre richieste, fatemi sapere se volete un altro video dove si parla di estetica associata ai profumi, e in caso consigliatemi anche proprio delle aesthetics, e anche magari ditemi quelle che voi volete vedere. E niente ragazzi, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!